Il prossimo spazio è una giovane galleria che ha lavorato tanto anche in questo anno così difficile, è Ada, e ci raggiunge da remoto in realtà, Carla Chiarchiaro. Eccola! Sì, ciao. Ciao! Bene, allora faccio partire le immagini. Benone. Ok, allora dunque io vorrei cominciare questa presentazione ritornando al 7 marzo del 2020. In quel momento mi trovavo a Faenza per l'Open Studio organizzato in collaborazione con il Museo Zauli dello studio in residenza di Ulala Tsuchiya, un'artista di origine giapponese di base a Glasgow che avevo invitato in Italia per produrre la mostra che avremmo dovuto aprire di lì a poco. Non c'erano già delle restrizioni in atto, ma non potevamo immaginare quello che sarebbe successo proprio quella sera, ovvero la chiusura parziale di una parte d'Italia. Dopodiché, nei giorni a seguire, come tutti sappiamo, le restrizioni si sono inasprite. Quindi, quello che dovevamo gestire non era soltanto lo slittamento della mostra, ma dovevamo gestire la presenza di un artista fuori sede che non parlava italiano e che si trovava bloccata in Italia. Di lì a poco hanno chiuso anche gli studi, quindi lo spazio in cui lei poteva lavorare e in primis abbiamo provato a farla rientrare in UK. Poi la situazione è andata aggravandosi anche lì e quindi di comune accordo abbiamo fatto in modo che l'artista permanesse in Italia, facendo un po' di necessità virtù, quindi in primo luogo con l'aiuto di una persona in Faenza abbiamo trovato un posto in cui lei potesse comunque continuare a lavorare privatamente, quindi una casa in cui ci fosse un forno per produrre, in modo che non avesse, diciamo, possibilità di continuare a svolgere delle attività. Dopodiché abbiamo dirottato tutte le produzioni che lei aveva previsto per i mesi seguenti in Italia, dove lei è rimasta per altri 6 mesi. Quindi contestualmente a maggio abbiamo aperto la mostra, non ci siamo mai date per vinte, ovviamente abbiamo dovuto ripensare alcune cose. Cancellare la performance che era prevista in apertura della mostra e ripensare alcuni elementi. Ad ogni modo, insomma, la mostra probabilmente è stata una delle prime ad aprire in Italia subito dopo il lockdown, ma soprattutto sicuramente perché la mostra era già pronta, quindi non aspettavamo altro di avere il là per poter riaprire al pubblico. Dopodiché la mostra è stata su sino a settembre. Come tutti sappiamo, settembre e ottobre sono stati dei momenti di particolare di ritrovata euforia e in quel momento abbiamo aperto in galleria la mostra di Diego Gualandris e contestualmente apriva anche la quadriennale in cui la galleria aveva due artisti partecipanti, sia Diego Gualandris che Benny Bosetto. Come tutti sappiamo, da novembre in poi siamo andati incontro ad ulteriori restrizioni. E proprio in quel momento stavamo cominciando la produzione della seconda personale di Benny Bosetto. Era una mostra molto attesa, è stata una mostra molto attesa, con una produzione molto complessa, trattandosi poi peraltro, come dire, la galleria con Benny, la galleria con Benny è stata in grado di portare avanti proprio quel percorso, quel cortocircuito, quel percorso di crescita condiviso fra galleria e artista, raggiungendo insieme una serie di traguardi. Quindi diciamo che era una mostra molto importante. Ha subito ovviamente una serie di slittamenti anche questa mostra proprio per la difficoltà di trovare anche dei referenti o degli studi aperti per la produzione, per cuocere le ceramiche. Quindi tutta una serie di complessità. Anche qui non ci siamo mai date per vinte, siamo andate avanti e devo dire che se c'è una cosa che mi sono ostinata a fare in questi mesi è stata quella di non fare tagli al programma.
Ovviamente le performance sono dovute, purtroppo a quelle abbiamo dovuto rinunciare, però abbiamo tenuto attivo il programma di mostre. Nonostante tutto, devo dire che poi per quanto riguarda la mostra di Bosetto, è stata aperta a marzo. Siamo andati incontro anche al terzo lockdown, quindi alla chiusura dovuta alla chiusura a ridosso di Pasqua, però anche qui poi ci sono state una serie di circostanze fortunate che ci hanno premiato, perché se le gallerie hanno dovuto chiudere, i musei ancor di più, per cui tutte le partecipazioni istituzionali che erano previste a Roma per diciamo congiunzione astrale si sono trovate in concomitanza alla mostra in galleria, quindi avevamo una partecipazione di Bosetto in Galleria Nazionale, in cui in una grande mostra in cui era l'artista più giovane, e contestualmente era ancora visitabile la quadriennale. È stato un anno di grande complessità e di grandi sforzi, però penso che tutta questa ostinazione alla fine abbia portato i suoi frutti. A settembre saremo per la prima volta a Basilea con una lista, con un solo di Dagny Bosetto. Sento ad oggi tanta perplessità su cosa accadrà in autunno, voglio continuare ad essere ottimista e stiamo contestualmente anche lavorando su un solo di Diego Gualandris per Artissima. Quindi insomma andiamo avanti e speriamo che tutto vada per il meglio.